Benvenuti amici cinefili qui a Ciak si brinda. Oggi vi parlerò di Undine, un amore per sempre di Christian Petzold. Il film racconta la storia di Undine, questa giovane ragazza berlinese che nelle prime scene la vediamo seduta a un tavolo di un caffè assieme a Johannes, il suo ragazzo, che però è intento a troncare la relazione. Lei non è per niente d'accordo con lui e infatti gli intima di tornare sui suoi passi, se no altrimenti lei sarebbe stata costretta ad ucciderlo. Diciamo che questo ragazzo non torna sui suoi passi e la lascia. Lei, quando esce quindi dal suo turno di lavoro, e facciamo una parentesi, lei è una storica dell'urbanistica, lavora al Marquises Museum e quindi organizza questi tour alla scoperta di plastici che mostrano lo sviluppo architettonico di Berlino, non trova più Johannes, ma sarà, diciamo, inseguita in modo molto gentile e romantico da Christophe, questo giovane sommozzatore che è rimasto affascinato dalle sue spiegazioni e voglia di uscire con lei. Un imprevisto, ovvero un acquario, diciamo, romperà su di loro e farà, e loro verranno ricoperti appunto di acqua, li farà avvicinare e da lì partirà una nuova storia d'amore, ma che contiene anche una sorta di misticismo e di magico realismo. Il film di Cristiano Petzold, che è del 2020 ed è stato presentato alla Berlinale di quell'anno, riaggiorna, rilegge, modernizza, sviluppa e porta oltre il classico mito dell'Ondina, questa figura del folklore europeo che possiamo dire essere una sorta di sirena che con il suo canto ammaliava fino ad uccidere gli uomini, che in chiave romantica è stata un po' elaborata questa storia. Infatti l'Ondina dell'età romantica è colei che abbandona, diciamo, il regno acquatico per incontrare l'amore sulla terraferma, a patto che la controparte dichiari amore eterno all'Ondina. In caso, diciamo, negativo di rottura di questa promessa, l'Ondina è costretto a vendicarsi uccidendolo e a tornare, diciamo, per l'eternità diciamo, nel lago, nello specchio acquatico. Ecco, Petzold riesce a costruire una sorta di film emotivamente potentissimo, emozionante, pieno di sentimenti, dai tratti meloma con una regia, diciamo, minimale, accurata, che centellina ogni mossa scenica e porta lo spettatore a vivere un racconto cinematografico a tratti ermetico, ma a tratti ricco e vivo di una passione travolgente. Infatti, i due personaggi sono interpretati magistralmente da Paula Baer, che si è aggiudicata tra l'altro per questa interpretazione l'Orso d'Argento alla Berlinale come miglior attrice, e da Franz Rogowski. E loro, grazie alla loro bravura e allo stesso tempo la direzione di Christian Petzold, riescono a restituirci una chimica estremamente potente, un estremamente complice, questo unirsi di corpi, questa passione corporea, fisica e questo sentimento che sembra avere radici ancestrali, un qualcosa a cui l'uomo, l'essere umano, non riesce a sottrarsi, quasi come se fosse un destino scritto mille, mille, mille migliaia di anni fa. Petzold con Undine, che è un film estremamente semplice, lineare, ma altamente poetico, riesce a mettere sullo stesso piano un po' l'essenza, la vita, la storia, lo spirito di Berlino con quella che è il travaglio e una storia amorosa. Infatti i vari dialoghi, le varie guide che farà appunto Undine nel raccontare nel museo la storia e il conflitto che vive Berlino stessa, si riflettono nelle dinamiche amorose. Infatti Berlino nel più volte nella storia ha dovuto ricostruirsi per riemergere nuovamente. Quindi colmare dei vuoti con dei pieni, quindi una sorta di coesistenza di passato, presente e futuro. Allo stesso modo è come si ritrova Undine, svuotata a inizio film della propria anima, ma verrà di nuovo riempita da un amore ancora più forte, ancora più viscerale, ancora più passionale, e questa la porterà chiaramente a un destino
che io non vi svelo, perché chiaramente qui poi ci sta tutta la magia, ma ha un destino che va a mescolare una buona dose di realismo con una buona dose di mito, mitologia e di magico, non direi magia ma di magico. Infatti possiamo chiudere questa riflessione, questo intento registico di Petzold come diciamo il tentativo di voler mostrare allo spettatore che l'amore di per sé è molto simile, cioè trova una sorta di suo corrispettivo nell'architettura, ovvero l'amore non è mai nuovo, non è mai intatto e non lascia mai pulito un corpo, uno spirito, lascia cicatrici, si stratifica e quindi c'è una convivenza, appunto, come abbiamo appena detto, di passato, presente e futuro, un futuro però contraddittorio come lo è nello spirito dei berlinesi, perché nel caso del palazzo Humboldt Forum, che ai tempi diciamo della storia non esiste ancora, però il dibattito pubblico alla fine ha negato una sorta di visione verso il futuro, perché è un palazzo del XXI secolo che deve ancora esistere, però sarà costruito con una facciata del XVIII secolo. E quindi c'è anche questa natura, diciamo, alla fine di contrasto e conflittuale dell'amore in sé che si evolverà nel corso del film. Vorrei fare anche una piccola lode al commento musicale che accompagna tutto diciamo, lo scorrere del film, che è l'Adagio in re minore di Alessandro Marcello, adattato per il piano di Bach, che riesce proprio a trasportare lo spettatore un po' in quelle atmosfere melò, passionali, leggermente drammatiche, ma da far da contraltare c'è Staying Alive dei Bee Gees, che come lo stesso protagonista Christophe, che ha imparato, è quello che ha ritmi del cuore, quindi della passione, della vita, della pulsione sessuale, affettiva e sentimentale. Ecco, cari amici cinefili, credo di esservi e spero di esservi riuscito a trasmettere la passione e il grande livello di emotività che trasmette questo film, che potete recuperare attualmente su Amazon Prime Video. Ma cosa abbinare quindi a Undine di Christian Petzold? Beh, quello che vi propongo è di gustarvelo con un buon calice fresco di un vino tedesco, un buon Gewürztraminer, che si contraddistingue appunto per la sua grande eleganza aromatica e il suo palato estremamente voluttuoso, sensuale, piacione. Infatti riporta note erbacee, fresche, ma allo stesso tempo sapori di frutta tropicale, da lici a frutta come pesca, albicocca, banana. Quindi è un vino che va a incontrare perfettamente lo spirito e le atmosfere del film. Un vino esaltante che vi accompagnerà piacevolmente per tutta la visione. Che dirvi, ragazzi, io vi ringrazio per essere rimasti all'ascolto, vi ricordo di seguire sempre Chuck si brinda, quindi qualora non l'aveste ancora fatto seguiteci su Instagram e niente, continuate a seguirci così potete scoprire le nostre nuove recensioni e come sempre viva il cinema!